cavalli sono agli ordini dello start. Partiti subito al comando la papessa per vie esterne, che guadagna ottima posizione, parte molto bene anche Romantic Force, che stranamente corre tra i primi questa volta, affiancato al suo esterno da Luna Park. In terza posizione segue Ganarse de Mano. Romantic Force, contro ogni previsione, è andato davanti, adesso è stato superato da Luna Park, che accelera l'andatura. In terza posizione all'esterno con il numero 1 Ganarse de Mano, segue in quarta la corda la papessa, invece c'è un volo esterno di Iresce che si porta a ridosso dei primi. Non mutano le posizioni con Luna Park, facile a condurre nei confronti di Romantic Force e di Ganarse de Mano. I cavalli stanno affrontando la piegata che immette sulla retta d'arrivo. Viene attaccato abbastanza con veemenza il battistrada Luna Park da Ganarse de Mano, che tende a passare. Luna Park reagisce all'interno, si inserisce con il numero 9 Salva Danaio, invece perde qualche battuta Romantic Force. Sono tre cavalli che lottano per la vittoria. Luna Park è stato superato ma cerca di rientrare, Salva Danaio invece se ne va all'interno, stacca tutti e va a vincere nei confronti di Luna Park e del numero 1 Ganarse de Mano. Salva Danaio ha davvero alla grandissima, 3,19 la quota. Ganarse de Mano era secondo, si è fatto superare di nuovo da Luna Park, che ha reagito agli attacchi e quindi ha conservato la seconda posizione. Romantic Force è corso, a mio avviso, contro le sue attitudini e quindi ha steccato